L'ex deputato all'Ars del PD Paolo Ruggirello lo salutava con due baci e poi gli dava del tu. Il sindaco di Paceco invece lo riceveva in comune e lo chiamava affettuosamente Don Mariano. Il boss Mariano Asaro, un nome storico di Cosa Nostra trapanese, tornato in libertà due anni fa, poteva infatti contare sull'aiuto di quelli che chiamava Amici per avviare un'attività nel settore sanitario, l'apertura di uno studio odontoiatrico convenzionato con l'Asp di Trapani, una sua vecchia passione perché prima di fare il mafioso iscritto una loggia segreta con strettissime relazioni internazionali era ufficialmente un odonto tecnico. Asaro, che ha 64 anni, è stato riarrestato questa notte dai carabinieri del reparto operativo di Trapani, guidati dal tenente colonnello Antonio Merola. L'ex deputato dell'Ars Rugirello è stato indagato nuovamente, mentre il sindaco Giuseppe Scarcella ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo hanno portato in carcere anche un altro boss, Carmelo Salerno. Quest'ultimo aiutava Saro a tenere i contatti con il Ras Siciliano dei Voti, lo stesso Rugirello, che era già stato arrestato l'anno scorso per associazione mafiosa e che attualmente si trova agli arresti domiciliari. Per l'affare dello medico e indagato Vito Lucido, direttore sanitario, a cui è stato notificato il divieto di esercitare la professione per un anno. Obbligo di dimora invece per la cognata del boss Maria Vincenza Occhipinti, a cui era intestata la società, e per Maria Amato, che è la moglie del boss Rocco Coppola.